Lavorare da casa si può, sono state fissate le nuove regole che riguardano lo smart working a livello ministeriale. Questo nuovo tipo di lavoro, che lo chiamiamo anche agile, lo abbiamo conosciuto in piena pandemia come una forma di emergenza. Adesso è stata regolarizzata e vogliamo capire se questa è una conquista, se lo smart working può produrre e portare dei vantaggi a quali imprese e se avvantaggerà l'universo femminile, ma tout court possiamo dire se è una forma anche di pari opportunità per anche altri tipi di lavoratori. Lo chiediamo in questa puntata di Screenshot. Benvenuti a tutti, a Marina Brollo, docente di diritto del lavoro, Università di Udine. Buonasera, grazie per essere intervenuta. Buonasera a lei. Allora, professoressa, la prima domanda, innanzitutto, visto che lei ha fatto parte, se non sbaglio, anche del chiamo gruppo del lavoro, magari in maniera imprecisata, che riguarda a livello ministeriale del lavoro agile, quali sono queste linee guida per far capire ai nostri telespettatori? Diciamo che ho fatto parte del gruppo di studio che quindi ha studiato che cosa è successo nell'emergenza e che cosa possiamo fare adesso quando finirà l'emergenza, quindi come riprendere nella normalità. Lo studio ha analizzato tutti i dati a disposizione e ha anche elaborato un questionario molto puntuale che ha distribuito alle parti sociali e ha fatto diverse audizioni con sindacati e imprenditori per capire quali erano le criticità e gli aspetti positivi. Sulla base di tutto questo lavoro abbiamo preso atto che in questo momento di trasformazione non sarebbe opportuno intervenire con una legge che modifichi l'attuale legge sul lavoro agile, che ricordiamo l'attuale legge è la numero 81 del 2017, che però è rimasta, diciamo così, congelata perché durante la pandemia l'abbiamo fortemente semplificata. Allora, rimettiamo mano alla legge? Noi abbiamo dato questa risposta. No. No, perché una legge è uno strumento troppo rigido e quindi ingesserebbe una situazione che è in trasformazione. Per cui, assieme alle parti sociali, abbiamo fatto questa scommessa. Ricuperiamo quello che è il metodo della concertazione sociale. Dialoghiamo con sindacati e imprenditori costruire delle linee di indirizzo o di orientamento, un accordo ponte per dare delle indicazioni alla contrattazione collettiva per disegnare il lavoro agile che verrà, ovvero lo smart, per far sì che il lavoro agile sia davvero uno strumento di smart working. E per farlo lei ha già usato la parola magica, la produttività, perché sì, questo è il grande problema che interessa, sì, soprattutto alle imprese, perché ricordiamolo, il lavoro agile non è un diritto di tutti i lavoratori, ma dovrà essere negoziato tra datori e lavoratori, quindi deve esserci un interesse di entrambe le parti. E qual è l'interesse da parte delle aziende? È l'interesse che questa modalità, incentivando l'innovazione digitale, può essere una leva, un driver per risolvere alcuni problemi della produttività nel nostro paese. È ovvio che poi l'impatto sarà diverso perché sarà più facile usarlo nelle grandi imprese che già sono abituate a farlo ed è ovvio che sarà più facile usarlo nei servizi laddove diciamo le attività sono telelavorabili, ma la scommessa è di introdurlo anche nelle piccole e medie imprese laddove sia possibile. E appunto dando questo, siglando questo collo, si sono volute dare dei criteri, degli indirizzi per accompagnare un percorso di trasformazione. Quindi senza dare delle scelte rigide, ma una specie di regno verso una modalità di lavoro. Ecco, se non sbaglio è su base volontaria e
qualora qualcuno si dovesse opporre la parola magari sbagliata, dicesse no, preferisco andare a lavoro sempre nella sede, nel mio ufficio, non ci sarà licenziamento. Ho riassunto brevemente, dopo magari può anche contraddire e aggiungere. No. Ha riassunto bene, nel senso che il protocollo ha fatto questa scelta di rinvigorire l'ipotesi iniziale che c'era nella legge 81, quello che deve essere un lavoro scelto, quindi un lavoro non imposto né da una parte né dall'altra, quindi deve esserci accordo con il lavoratore. Ovviamente il lavoratore è un po' meno libero in questa scelta e quindi si è voluto proteggerlo dicendo: ma se rifiuta, non è che questo rifiuto possa costituire un motivo per punizioni, per sanzioni disciplinari o per un licenziamento. Però ovviamente nemmeno il lavoratore può pretendere il lavoro agile, quindi può rivendicare questo diritto, salvo casi particolari, casi che noi abbiamo definito i casi dei lavoratori fragili. Quindi in certe situazioni già la legge ora prevede il diritto al lavoro agile per i lavoratori disabili, ad esempio. La contrattazione potrebbe prevederlo anche per altri lavoratori, ad esempio gli anziani, oppure potrebbe prevederlo in base alle distanze dal luogo di lavoro, e quindi potrebbe prevedere che chi abita in territori molto distanti dalla propria sede di lavoro per certe giornate possa anche lavorare lontano dall'azienda, non dico da casa, perché non è l'unica ipotesi quella di un lavoro o in ufficio o a casa. Potremmo anche creare dei centri civici, potremmo creare, si dicono, degli hub, dei nodi, delle strutture in cui in certi paesini dispersi le persone che lavorano in smart working si ritrovino lì e lavorino lì assieme, magari ricostruendo un ambiente sociale un po' diverso. Ecco perché dicevo che è una forma di un avanzamento anche verso le pari opportunità a 360 gradi, ad avvantaggiarsi magari non penso che sia solo l'universo femminile, donne che magari devono stare vicino ai bambini, farle crescere contemporaneamente e lavorare, anche se servirebbero tanti altri servizi, lei ben lo sa, insomma, come gli asili nido, ma come lei ha detto anche si parla di lavoratori svantaggiati a 360 gradi. L'aveva detto anche lei, fragili piuttosto che gente che è lontano in posti dispersi. Questo è un passo in avanti verso queste pari opportunità, vero professoressa? Allora, è un passo in avanti, ma attenzione che non sia un passo di lato. Non dobbiamo pensare che lo smart work sia un lavoro per le donne perché così possono fare il doppio lavoro. L'emergenza pandemica ci ha detto che le donne sono le meno soddisfatte tra le lavoratrici di questo tipo di lavoro. Perché? Perché lo hanno fatto sommando ruoli impropri, quindi di lavoratrice, di madre, di maestra, quindi è stata una situazione fortemente critica. Invece l'idea sarebbe quella di un lavoro a distanza, da remoto, accessibile alla pari tra uomini e donne. Perché l'esigenza di conciliare vita e lavoro è un'esigenza della persona che lavora, dei uomini e donne. Chiedo, lei mi parlava all'inizio dicendo come è partito questo iter per arrivare a questa conclusione, che avete preso in esame aspetti positivi e negativi. Ha parlato della parola magica, lei ha detto, della produttività. Per chi lo considera improduttivo questo smart working, cosa lei risponde? Rispondo che non deve valutare l'esperienza pandemica, che per fare davvero lo smart working bisogna cambiare l'organizzazione aziendale e la cultura di gestione del personale. Quindi se davvero vogliamo farlo e chiamarlo smart working perché sia davvero un lavoro intelligente, dobbiamo costruire le condizioni per realizzare un lavoro che scardina i pilastri del lavoro del Novecento. Cioè non è più un lavoro controllato, la ora di lavoro, e quindi è un nuovo modo di intendere il lavoro e quindi anche di misurarlo e probabilmente di remunerarlo.
Quindi è solo l'inizio di una grande rivoluzione. Senta, volevo chiedere, a livello nazionale, piuttosto che a quello regionale, una percentuale di quelli che potrebbero venire coinvolti in questo smart working, sempre lo ricordiamo su base volontaria, quindi non esiste un numero ben definito, ma potrebbero essere coinvolti, quindi uso il condizionale. E qual è la forma perfetta, secondo lei, di smart working? 5 giorni su 5 piuttosto che 2 giorni su 5? Qual è la forma, secondo lei, perfetta? Allora, due risposte. Quanto? Allora, dipende appunto dalla possibilità di rendere le mansioni telelavorabili. Le indagini dell'Istat ci dicono che al momento circa il 30% dei lavori potrebbero essere svolti a distanza. Però è una situazione che fotografa l'esistenza. Abbiamo con la pandemia accelerato l'innovazione digitale. Quindi può essere che questa percentuale aumenti. Sicuramente se noi usiamo uno lavoro agile che sia produttivo aumenterà, perché dovrebbe aumentare il benessere organizzativo e delle persone. Poi lei che cosa mi ha chiesto come seconda domanda? Le chiedevo qual è la forma perfetta, secondo lei, se esiste di smart working, perfetto, se perfetto. 2 giorni allora, piuttosto 3 giorni a casa piuttosto che 5? Allora, la legge prevede una forma ibrida, cioè dice che bisogna farlo in alternanza tra casa e lavoro. La scelta di quanti giorni, 1, 2, 4, dipende dalle esigenze organizzative e della persona che lavora. Quindi si tratta di trovare un equilibrio tra queste due esigenze. Per cui, a mio parere, non esiste la formula perfetta, come esiste la percentuale giusta, ottima, di lavoro, di smart working. Questa è la sfida delle differenze. Anzi, il discorso che facevo di uno smart working nei territori lontani, in tal caso il lavoratore potrebbe desiderare anche di lavorare tutto il tempo fuori dall'azienda, e in questo caso sarebbe appunto negoziare una scelta mirata sulle esigenze del lavoratore, delle esigenze del territorio. Quindi la risposta che le do è che non esiste la formula perfetta. Perché? Perché è una forma di lavoro che vuole valorizzare le persone, e le persone per fortuna non sono tutte uguali, ma sono ancora differenti. Bene, io la ringrazio, professoressa. Giustamente la puntata di oggi riguarda il lavoro da remoto, e noi ci siamo collegati in remoto, ci collegheremo in remoto anche con il prossimo ospite. Grazie mille, professoressa, buon lavoro. Grazie, altrettanto. Bene, allora andiamo in pubblicità e poi sentiamo, visto che parlava la professoressa Brollo di concertazioni con aziende piuttosto che sindacati, sentiremo l'organizzazione dei lavoratori. Pubblicità. Bentornati a Screenshot, parliamo di lavoro, parliamo di smart working, delineate le linee guida che definiscono il cosiddetto lavoro agile. Si potrà fare non solo in piena emergenza, in pandemia, ma anche nel proseguo, una vera e propria rivoluzione, come ci ha spiegato la docente di diritto del lavoro Marina Brollo pochi minuti fa in collegamento nella prima parte. E siccome parlava di concertazione fatta con sindacati piuttosto che con aziende, sentiamo allora dalla segreteria regionale della CISL con delega al mercato del lavoro Luciano Bordin. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Bordin, allora le volevo chiedere se questo smart working effettivamente può essere una rivoluzione e se va, diciamo, nelle vostre corde anche come organizzatori dell'organizzazione dei lavoratori. Assolutamente sì, noi, se si ricorda, anche l'ultima volta che ero stato da lei avevo sottolineato la necessità di, come dire, di trovare un accordo tra le parti sociali sulla definizione delle modalità di svolgimento del lavoro cosiddetto agile, lavoro in modalità agile. Credo che questo accordo sia assolutamente
passo, un primo passo importante, importantissimo, soprattutto perché è stato, come dire, concertato tra le parti sociali, quindi le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, ma anche c'è stato, come dire, l'avallo da parte del Ministero del Lavoro e quindi del Governo. Credo sia un passo che va nella giusta direzione per fare in modo che poi tutta la successiva contrattazione che da questo protocollo dovrà discendere vada nella direzione di creare le condizioni per un miglior lavoro dei lavoratori in lavoro in modalità agile, ma anche delle imprese per la produttività stessa delle imprese, che è il tema importante. Quindi, superata l'emergenza che è stata fatta a seguito della pandemia, con questo accordo il lavoro in modalità agile entra tra le modalità di lavoro che si possono fare nel nostro paese in maniera corretta e in qualche modo concertata. Ecco, visto che lei ha la delega del mercato del lavoro all'interno della CISL, a livello regionale le chiedo anche se questo porterà ulteriore occupazione, nuovi mestieri, piuttosto che incentivare le aziende a trovare nuovi tipi di mansionamenti. Ma io credo di sì. Io credo di sì che questo sia un tema possibile. Già molte aziende hanno già fatto accordi benché ancora in emergenza, ma sicuramente questo creerà le condizioni perché il lavoro anche da il lavoro agile, il lavoro da casa sia come dire una condizione perché maggiore produttività delle aziende, una maggiore semplificazione delle procedure che in qualche modo mette tutto il sistema economico nelle condizioni di essere più produttivo e quindi creare maggiori economie, soprattutto nei settori dove si può applicare il lavoro agile. Insomma, è chiaro che nella produzione in catena di montaggio diventa complicato, certo. Ma sempre di più noi sappiamo che i lavori sono sempre più, come dire, smart, sempre più digitalizzati, sempre più che creano le condizioni per l'utilizzo di questo tipo di lavoro. Come si può pensare che questo tipo di lavoro sia produttivo? Deve esserci anche, se non sbaglio, un cambio culturale, immaginiamo. Non possiamo immaginare che qualcuno ne possa approfittare, classici furbetti che dicono sì, perché poi su base volontaria, sì, vado a casa, sto da casa, lavoro 2 giorni su 5, faccio un esempio, però gran parte del tempo magari sto sul divano, faccio altro, perché questa è la preoccupazione magari che si può innescare, no? Quando uno può pensare di chiedere questo lavoro agile. Ma io credo che invece l'accordo che è stato fatto vada proprio in questa direzione qua, cioè di responsabilizzare da una parte le aziende per creare le condizioni per un lavoro per obiettivi e dall'altra parte responsabilizzare i lavoratori che non avendo, come dire, che hanno maggiori possibilità di lavoro e di conciliazione, ma in qualche modo creano le condizioni perché questo lavoro possa produrre, proprio perché si lavora per obiettivi, no? Non certo. Più sul, quindi l'orario è un po' più, come dire, è più flessibile, no? Però sono state introdotte quelle condizioni, la disconnessione, la formazione, queste cose che in qualche modo permettono a chi lavora anche da casa o in luoghi dove ci sia la gara, si possa svolgere il lavoro agile, si possa in qualche modo creare le condizioni che vadano in questa direzione. È chiaro che poi la contrattazione sia nazionale, ma quella aziendale e quella territoriale detteranno poi le condizioni per come si svolgerà il lavoro e come si dovrà, come dire, rispondere da una parte diritti e doveri da parte dei lavoratori e delle certo. aziende. Lancio il sasso, meglio una provocazione, Bordin, se si raggiunge la produttività, se si lavora sulla produttività e sugli obiettivi e se vengono aggiunti, magari si può lavorare qualche ora in meno e raggiungere la contrattazione anche lavorando qualche ora in meno, piuttosto che le classiche 40 ore. Se ho detto una stupidaggine o una cosa fuori dal luogo, però... No, credo...
credo che lei abbia colto anche un po' il punto, no? Oggi questo tipo di lavoro crea le condizioni perché non ci sia più un orario di lavoro fisso, no? Semplicemente una fascia che ci permette ai lavoratori di poter svolgere la propria attività, dando risposte agli obiettivi che l'azienda gli pone come attività da svolgere dal lavoro agile. Ecco, credo che da questo punto di vista ci sia più flessibilità da parte di chi chiaramente lavora a casa rispetto a uno che, per esempio, sta sullo sportello e deve rispondere al pubblico, per esempio, no? Dove però è costretto a rimanere in orari ben precisi, ben determinati, perché il pubblico si presenta in quegli orari. Però lei ha chiamato in causa flessibilità. Senza un orario fisso, ha detto, non è che si rischia di creare magari ancora ulteriori contratti flessibili con questo lavoro agile, piuttosto che arrivare a contratti di tempo indeterminato e quindi ancora più precarietà? No, ma dobbiamo chiarire, qua non si parla di un contratto, dobbiamo chiarire che qua non si parla di un contratto diverso dal contratto a tempo indeterminato o a termine, o qualsiasi altro contratto, no? Credo che su questo l'applicazione, questi sono lavoratori tutti gli effetti, semplicemente il luogo di lavoro non è più un luogo fisso all'azienda, ma diventa un luogo diverso, che è l'abitazione oppure strutture adatte per poter fare lavoro agile. Credo che questo sia l'elemento importante, la flessibilità va in questa direzione qua, insomma, no? Non è un ragionamento del tipo l'affinità, per esempio, dei lavori poveri che vanno e sono costretti ad andare, per esempio, per poche ore su più posti di lavoro, creando grandi difficoltà e grandi preoccupazioni ai lavoratori o alle lavoratrici. Qua invece si parla al contrario: una volta che io ho raggiunto l'obiettivo, io credo che il lavoro sia da considerarsi fatto, insomma, no? Poi questo lo vedremo, lo si deciderà rispetto ai settori, è chiaro che questa sarà una cosa che verrà come dire, codificata all'interno dei contratti che verranno fatti in base a questo accordo quadro, che io chiamerei un accordo quadro leggero. Questo non entra nel merito di quello che sarà poi la contrattazione collettiva, che sarà il fulcro di quello che si deciderà per il lavoro agile. Ha esaudito la mia domanda. Le chiedo l'ultima cosa, Bordin, visto che si occupa del mercato del lavoro, visto che cresce questo PIL, meglio recupera rispetto al crollo del 2020 nel 2021, ma ci sono delle prospettive rose anche per il 2022, se questo va di pari passo, questo avanzamento del PIL, con l'occupazione. Lei cosa intravede? Sì, I dati del mercato del lavoro dicono di sì. Il problema è che abbiamo due problemi, non è un po' gioco di parole, ma sì. Il primo problema è che l'aumento del lavoro è un aumento del lavoro a termine, e questo è un segnale che non è assolutamente, come dire, è complicato, e quindi, per esempio, bene ha fatto la Regione a fare una delibera in cui sostiene il lavoro a tempo indeterminato. Ecco, su questo quindi dà incentivi alle aziende per trasformare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Quindi da questo punto di vista la Regione, la Rosolena in particolare, è stata sensibile ed è sensibile a questa prospettiva. Dall'altro però si stanno riscontrando anche carenze di professionalità. Cioè non c'è la coincidenza tra domanda e offerta di lavoro. Cioè c'è più domanda che offerta, e quindi questo crea grandi problemi alle aziende, che si devono in qualche modo riorganizzare, benché ci sia un aumento di lavoro, si devono riorganizzare con il personale che hanno. Ecco, credo che questo l'altra scommessa, come l'abbiamo sempre sostenuto, è la formazione e la capacità di dare risposte alle aziende che hanno bisogno di occupare. Terzo problema, lo cito qua, evidentemente anche questo problema qua è legato poi alle modalità di retribuzione. È chiaro che, insomma, la retribuzione è un elemento, come dire, importante per quanto riguarda l'accettazione o meno di un posto di lavoro, che siano le professionalità. Va bene. Bordin, il tempo è non tiranno. Non so se ho risposto alla sua domanda.
È esaudito tutte le domande che l'ho fatto. Tempo e tiranno, Bordini, io la saluto, la ringrazio per questo suo intervento. La ringrazio, ringrazio lei e i suoi telespettatori. Grazie ancora. Buona serata. Bene, noi ci vediamo domani con Daniele Micheluzzi e poi venerdì ci vediamo direttamente con un'altra puntata di Screenshot. Non mancate, arrivederci.